Rieccoci in diretta per la seconda parte di Extra Time. Abbiamo mantenuto un po' di suspense, Salvatore, per vedere, Per rivedere gli vedere un po' gli highlights. highlights, che cosa è successo questa sera al Partenio Lombardi nell'1-1 tra Avellino e Brescia, le reti della Brescia prima e dell'Avellino poi, ma prima delle reti c'è stato il minuto di raccoglimento, prima ancora il giuramento di lealtà di enunciato da Angelo Angelo D'Angelo, D'Angelo. questo l'ingresso in campo delle due squadre attraverso il lupo che tanto ha affascinato e che ora fa anche discutere rispetto al posizionamento, un Brescia reduce da un precampionato un po' difficile. Intanto il messaggio della curva sud rispetto a quanto è accaduto ad Amatrice, il fischio d'inizio con l'Avellino che è stato protagonista di un buon avvio, qui lo sguardo attento di Brocchi che ci teneva a fare bella figura all'uscita ed è stato in un certo senso salvato dal suo ariete. Sicuro tra i pali Radunovic, Caracciolo che si è fatto subito vedere al quarto minuto, Avellino che ha provato a rispondere 5 minuti dopo, un tiro dalla distanza che si è perso abbondantemente al lato, inquadrato uno dei protagonisti, Asma, e possiamo dire che nella prova di Asma il valore di questi giovani dell'Avellino. Intanto il tentativo sempre dei biancoverdi, ancora una volta un cross con Angelo D'Angelo che vedete il gesto di stizza rispetto a quanto accaduto. Ancora Avellino pericolosa con Gigi Castaldo, il colpo di testa e qui la smanacciata. Palla diretta verso l'angolino basso alla destra del portiere del Brescia. La ripartenza in velocità dell'Avellino e qui Benjamin Mokhulu che si lascia in un certo senso ipnotizzare dal portiere avversario. Vedete il tocco preciso sulla palla e Mokhulu che non si ritrova più la sfera tra i piedi. Ci prova il Brescia con un tentativo dalla lunga, lunghissima distanza. La palla che si perde abbondantemente al lato. Ci aveva provato nella circostanza il centrocampista ospite, ancora un tentativo dalla distanza, Avellino che è riuscito a tenere il Brescia lontano dall'area, ha chiuso bene gli spazi, Brescia che si è affidato più volte al tentativo dalla lunga distanza. In questa ricostruzione del primo tempo, intanto vedete qui ancora una conclusione, questa volta di Bonazzoli con la palla che si perde pochi centimetri al lato, probabilmente questa è l'occasione più pericolosa per quanto riguarda i tiri dalla distanza. Il fischio del direttore di gara con il pubblico biancoverde che ha incitato la squadra sia nel primo che nel secondo tempo, ma che ovviamente ha potuto godere di una maggiore pericolosità delle due squadre proprio nella ripresa. Avellino che ci ha provato ancora una volta con un cross, la palla scivolata che è scivolata dalle parti del portiere avversario, smanacciata, sfera in calcio d'angolo. Dobbiamo dire che il Brescia ha tra i pali un portiere di una certa sicurezza e qui vediamo l'episodio del gol, il calcio di punizione di Caracciolo e qui probabilmente dobbiamo rivedere un po' meglio, però più che il movimento, ecco la conclusione di Caracciolo che ha trovato la conclusione a fil di palo e qui anche una complicità forse di Radunovic. Rivedremo subito dopo gli highlights il pacchetto completo di queste immagini della partita. L'Avellino allora che ci ha provato dalla distanza, qui non ci arriva per un soffio Gigi Castaldo e poi il cross dalla sinistra, la conclusione dal limite dell'area. L'Avellino che ci ha provato, qui ancora un'occasione con Diallo, la rimessa laterale, la palla prolungata da Benjamin Mokhulu di testa, ci arriva Castaldo, il gol che riporta l'Avellino sulla situazione di parità. È stato lesto Mokhulu, ancora più lesto Castaldo, la complicità intanto la dedica di Gigi Castaldo, la complicità della difesa del Brescia per l'1-1 dell'Avellino, ancora un tiro dalla distanza, in questo caso di Caracciolo, palla che si perde oltre la trasversale. Avellino che in questa circostanza è costretta a rimediare a una pressione offensiva del Brescia. E qui il triplice fischio con la squadra che va a raccogliere gli applausi della curva è il primo punto dell'Avellino, il primo punto di Mimmo Toscano nelle gare al Partenio Lombardi con l'Avellino. Allora, ci sono un bel po' di spunti da questi highlights. Allora, ne abbiamo già parlato nel corso della prima parte ed è un elemento importante, anche perché distintivo rispetto allo scorso anno, Remo. E abbiamo parlato spesso dei cross che quest'anno ci sono, lo scorso anno si sono visti poco. E questo credo sia un elemento importante anche per la costruzione del gioco, che poi però alla fine evidenzia ancora di più le carenze in attacco, perché se si costruisce
cresce tanto se si fanno molti cross, però poi non si concretizza, o meglio non si concretizza bene, comunque c'è un problema, no Remo? Ma Toscano l'ha detto chiaramente, ha detto qualche cosa deve cambiare lì davanti, dobbiamo essere più incisivi. È normale che se i cross arrivano in maniera impeccabile, almeno diciamo ne ho contati 6 o 7 belli puliti tutti quanti questi cross, e giustamente tu c'hai un attaccante fisico e un altro abile a smarcarsi, è logico che li devi sfruttare un attimino meglio. Però ripeto, rispetto all'anno scorso finalmente vediamo che da entrambi le fasce arrivano dei cross buoni. Finalmente. Abbiamo visto Meonga, abbiamo visto Belloni, abbiamo visto Lasic, insomma, comportarsi bene. Abbiamo un telespettatore in linea, pronto? Pronto. Chi sì, è con noi in diretta? Sì, buonasera. Sì. Saluto a tutti i giornalisti presenti in studio. Salve. Senta, volevo dire, vengo da poco dallo stato, naturalmente ho visto un ottimo Avellino. Diciamo qualcosa secondo me manca alla squadra, io dico che attualmente l'allenatore ha deciso di cambiare modulo, manca anche un'altra punta fisica in banchina secondo me, perché giocare con due attaccanti, metti il caso che uno viene squalificato, uno non sta bene fisicamente, non so con chi possiamo giocare, quindi un altro attaccante secondo me serve come il pane, questa è la prima cosa. Seconda cosa, spero, o almeno so che i Biraschi l'hanno venduto, sono rimasto un po' deluso da questa cessione, spero che la società corra ai ripari comprando un giocatore di pari valore. Poi volevo dire un'altra cosa, io ho visto poco fa delle immagini a Sky, è clamoroso il gol di D'Angelo, è almeno mezzo metro in posizione regolare, non capisco come si fa a andare un gol così, insomma siamo sempre alle solite e noi vengono sempre qui agli arbitraggi e segnaline che annullano gol regolari. Comunque volevo dire, ho visto un buon Avellino, anche se è ripetibile in alcuni aspetti, e spero che la società compri qualche altro giocatore. Buonasera. Perfetto, grazie. Perfetto, grazie. Insomma, comincia un po' a delinearsi l'idea dei tifosi biancoverdi, hanno visto tutti un buon Avellino, tutti sono concordi nel dire che però c'è qualche carenza in attacco. Cristoforo, prima a telecamere spente commentavamo anche il fallo di Diallo, quello che poi ha provocato la punizione che Caracciolo ha trasformato in gol. È stata una piccola macchia in una prestazione buona di questo ragazzo. Sì, ha fatto una buonissima partita, macchiata in verità più del fallo sulla punizione che ci poteva stare, macchiata dall'ultimo fallo, quello che gli ha fatto prendere il secondo giallo. La partita praticamente è finita, perché l'arbitro stava fischiando la fine e purtroppo questa seconda ammonizione che poi ha fatto scaturire l'espulsione gli farà saltare la prossima partita. E considerando che l'Avellino mancherà Biraschi, Migliorini ancora non è recuperato, è vero che si recupererà Gonzales. Però comunque gli farà saltare una partita, considerando che la partita di oggi era sostanzialmente chiusa. Ma probabilmente è questo insomma un po' l'aspetto sì, negativo di avere l'inesperienza, ecco, è un 97, tanti... quindi un 19enne che comunque oggi era all'esordio assoluto in Serie B e se l'è cavata tutto sommato bene, considerando che poi c'erano due avversari di fronte, Caracciolo che è un giocatore di grande esperienza e Bonazzoli che a mio modo di vedere è uno dei migliori attaccanti del panorama calcistico italiano per il futuro. Abbiamo un altro telespettatore in linea, chi è in diretta con noi? Salve, buonasera, sono Marco di Avellino. Buonasera. Salve. Marco. Ciao Marco. Allora, io sono contento della prestazione dei ragazzi, hanno fatto una grande partita, il pareggio è sostretto, perché il gol di D'Angelo era regolare secondo me. Marco, quindi, soddisfatto della scelta lì davanti, della coppia Mokulu-Castaldo? Sì, è stata una bella scelta, è un tandem che mi piace, anche se nel secondo tempo avrei tolto Mokulu, avrei messo Verde, che ha più fantasia, era più fresco in quel momento, però... va bene così, devo dire la verità, ottima prova dei ragazzi Bellù, Asma e Omenov, che per me sono ragazzi che danno l'anima, anche Belloni. Ci manca quella incisività in più, una bella rete davanti. Comunque forza Avellino e ora vediamo di vincere in bella. Ciao. Grazie. Remo, la scelta di tenere Verde in panchina, di schierarlo insomma a partita ampiamente cominciata nel secondo tempo, ti ha sorpreso o no? E ti chiedo, l'Avellino ovviamente oggi era in una formazione Salvatore anche un po' particolare, sì. Mancano degli elementi importanti, manca Gonzales che era squalificato, manca ancora Gavazzi che è reduce da un lungo infortunio, c'è cioè Paghera in che comunque Gidai, è una, esatto, una pedina importante, Gidai che può essere utilizzato tanto in difesa quanto a centrocampo, insomma questi due elementi, primo Verde in panchina, il secondo questi giocatori che dovranno aggregarsi nelle prossime settimane.
No, non mi ha convinto, anche perché probabilmente io penso che Verde, ne parlavamo prima a microfoni spenti anche con Cristofono, Verde in una posizione, diciamo, di seconda punta potrebbe dare molto di più, perché uno che va dentro è uno che praticamente si propone e via discorrendo. Quando è entrato noi l'abbiamo visto iniziare a girare da trequartista, che è una cosa completamente impensabile. Fortunatamente era un momento in cui l'Avellino spingeva, quindi faceva anche da terza punta. Però sinceramente, se tu hai preso Verde, lo devi far giocare secondo le sue caratteristiche, perché come sosteneva pure Cristoforo a microfoni spenti, attualmente diciamo, è l'unico colpo di mercato vero che tu hai fatto di qualità, di quantità e anche di prospettiva. Per quanto riguarda invece i giovani, purtroppo, vedi Maria, l'esperienza, la freddezza, non è che tu o sei un grande fuoriclasse e ce l'hai subito, ce l'hai dentro le vene già a 16 anni, come Nocerino, faccio un Eh sì. esempio, Nocerino a 16 anni, dalla Berretti andò in Serie B ed aveva grande personalità. Altrimenti comunque devi pagare, un allenatore ti deve disciplinare, deve passare il tempo anche a darti quelle nuove nozioni tattiche che tu devi mettere a servizio della squadra. A proposito di nozioni tattiche, però, e chiedo a Cristoforo, ha sacrificato Verdi in ragione del modulo o ha scelto semplicemente Belloni rispetto a quella che poteva essere la caratteristica di un calciatore? Bellone ha giocato a destra perché ha fatto sostanzialmente il centrocampista esterno che Verde non ha nelle proprie caratteristiche, perché non può fare la fase di non possesso così come la fa Bellone, nonostante siano due mancini, però Verde è un giocatore nettamente più offensivo Offensivo. rispetto a Belloni, che comunque nasce come attaccante esterno, non come esterno di Come esterno di centrocampo. centrocampo. E per Belloni si questo adatta, forse Verde no, riesce. questo è un po' il. Esattamente. Io credo che il sacrificio sia stato dovuto al fatto che volesse una coppia più fisica proprio per mettere in difficoltà i due centrali del Brescia, e in realtà per certi versi ci sono riusciti, perché il gol nasce proprio dallo sfruttare la fisicità di Moculu. Castaldo si è inserito. Grande errore, a mio modo di vedere, di Lancini, l'altro centrale del Brescia, che buca proprio completamente il pallone e Castaldo ha la possibilità a 3 metri dalla porta di fare il gol. Io volevo sottolineare una cosa, però, perché molto spesso si analizza la partita perché ci si dimentica di determinate cose. Asmaghe non è stato insufficiente, comunque non ha lavorato bene sulla catena di sinistra insieme all'ASIC, non sono stati supportati, non hanno supportato bene la squadra. Perché dalla catena di destra del Brescia c'erano Somma, che è un giocatore prettamente difensivo, è un centrale adattato a terzino, Terzo. e Bisoli, che è un giocatore che ha fatto una discreta partita. In realtà l'Avellino, se avesse offeso su quella fascia, si sarebbe trovato quasi sempre in superiorità numerica. In realtà Asma, dopo i primi 15 minuti, ha proprio rinunciato ad attaccare ed accompagnare l'azione. E questo, secondo me, è stato uno dei limiti dell'Avellino, perché non è riuscito a dare ampiezza su quella fascia. E invece avrebbe dovuto sfruttare. È chiaro che l'ASIC è un giocatore che è arrivato da 2 giorni, probabilmente ancora non è inserito nei meccanismi, non avrà ancora la condizione e l'intensità per poterlo fare. Se l'avesse avuta, probabilmente su quella fascia avrebbero potuto mettere in difficoltà di più il Brescia. Abbiamo un telespettatore, pronto? Pronto, Chi è con buonasera. noi? Buonasera. Saluto Salvatore, che conosco personalmente, sono Franco da San Giorgio del Sangue. Oh, Buonasera. Franco, salve. Salve. Niente, cosa dire, una buonissima prestazione della squadra. Se pensiamo, diciamo, allo scetticismo che regnava fino a poco prima della partita, quindi giustamente abbiamo visto una bella squadra, abbiamo visto molto bene. Ho visto molto bene Omega, ho visto molto bene anche Belloni e ovviamente mi è piaciuto molto Verde. Cosa dire, la cosa che mi desta un po' di perplessità, al di tutto ci vorrebbe una punta, sicuramente io sono d'accordo con i miei preceduti prima. Una punta di peso, di qualità. E poi la cosa che mi rammarica soprattutto è che se il gol, come dicono, quello di D'Angelo è regolare, non vorrei che si riprendesse ancora una volta il copione dello scorso anno, degli anni scorsi. Questo veramente sembra non degli errori, come diciamo, ma degli orrori. Buonasera, D'Arsanio. Grazie, grazie Franco. Insomma, l'episodio del gol di D'Angelo ha comunque richiamato l'attenzione dei tifosi rispetto a tante scelte arbitrali, tra l'altro le più infelici proprio
al Partenio Lombardi. Ovviamente poteva cambiare il volto, certo, della partita, che poi ricordiamolo è finita con un 1-1, che probabilmente accontenta più il Brescia che l'Avellino, che sappiamo insomma in settimana aver avuto qualche problema. Per cui andiamo a sentire le parole di Brocchi, l'allenatore del Brescia, al termine della partita, per sapere se è soddisfatto o meno della prestazione dei suoi. Brocchi. Anche un rigore su Bonazzoli, quindi abbiamo fatto 2-2. Che prima della partita nessuno si aspettava di vedere due squadre che dal punto di vista mentale potessero reggere l'urto della prima partita, una partita comunque difficile da giocare. Purtroppo bastano a volte dei precampionati per mettere un po' di polemica e critica nei confronti di un gruppo di ragazzi, anche giovane come il nostro, come quello dell'Avellino, che si prepara a giocare una stagione importante, e penso che stasera ci sia stata una grandissima dimostrazione da parte dei giocatori in campo, una grandissima dimostrazione da parte delle tifoserie, perché l'Avellino, i tifosi di Avellino sono stati veramente bravi nel sostenere la squadra per tutta la partita, e i nostri tifosi sono stati eccezionali nel fare tutti questi chilometri per venire a vederci e sostenerci. Quindi penso che sia stata una serata per tutti bella, ma soprattutto importante. Ma anche nel Real Madrid le risolve Cristiano Ronaldo e nel Barcellona Messi. Sì, sì, sicuramente sono dei giocatori che hanno per la categoria un qualcosa in più, sono dei top player della categoria, però non bisogna dimenticare che vengono messi in risalto le loro gesta da da un lavoro di squadra importante. L'obiettivo della mia squadra è quello di salvarsi. Abbiamo un gruppo giovane che vuole far bene, vuole farsi conoscere, vuole cercare di andare a giocare un campionato di Serie B con grande entusiasmo e con grande voglia. Ed eccolo Cristian Brocchi, l'allenatore del Brescia. Dicevamo. Maria, il carattere di Boscaglia magari al Brescia poteva servire un po' di più rispetto al carattere di Brocchi. Vabbè, insomma, non è esattamente simpaticissimo. Ecco, Boscaglia, che Boscaglia è una bravissima persona, appunto, a prescindere, sì, da tutto. Riesce a essere un po' diverso l'atteggiamento di Boscaglia. Riesce a essere carismatico senza sfociare nella presunzione. Insomma, domanda a risposto, è giusto l'1-1? Lui dice sì, è un risultato giusto, perché se c'era il gol di Angelo D'Angelo, se non c'era, o meglio, il fuorigioco sul gol di Angelo D'Angelo, allora c'era anche il rigore su Bonazzoli. Ha pareggiato un po' così i conti Remo Cristian Brocchi in sala stampa. Senza dimenticare che lui ha avuto 5 occasioni e l'Avellino ha fatto solo un tiro in porta. È al contrario. Vabbè. Il problema è che il calcio è bello perché ne può parlare pure Berlusconi e criticare Zoffo, figurati, quindi è una cosa bella. Però il problema è che molto spesso gli allenatori, ma questo sia, diciamo, quelli nostrani che quelli avversari, pensano che uno deve accondiscendere, non capisce. Invece il giornalista è abituato anche a chiedere dei chiarimenti e a capire che cosa può succedere. Brocchi, diciamo, non può dire, dice la mia squadra oggi ci è andata bene, ha ottenuto un pareggio, l'ha voluto, sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, però non mi può parlare di pareggio giusto, perché sinceramente io non la vedo così. Anche se in settimana noi insomma abbiamo ascoltato anche dei colleghi di Brescia che ci spiegavano che il momento della squadra di Brocchi non è esattamente felice, anche perché hanno investito pochissimo in questa squadra, erano anche un po' preoccupati per il futuro. Cristoforo, insomma, tu l'hai detto a chiare lettere prima, è una squadra che comunque ha dimostrato di essere in difficoltà, lotterà per salvarsi. Al di là dei nomi lì davanti. Vedere, stasera ha dimostrato tutti i suoi limiti, almeno attuali, poi è chiaro che magari con il lavoro si riuscirà a compensare, però è una squadra che, ripeto, fa un possesso palla sterile, verticalizza poco, fa comunque un giro palla lento, prevedibile, poco aggressiva, non fa pressing. Chiaro che la prima giornata c'è stato poco tempo per lavorare, però onestamente, per come parla Brocchi, ci aspettavamo un calcio totale, e invece sembra di vedere una squadra che, vista oggi, potrà retrocedere tranquillamente. Che poi a togliergli i castagni al fuoco sostanzialmente è stato Caracciolo, che è l'uomo, insomma, diciamo, simbolo, il trascinatore a proposito di esperienza, Bonazzoli, insomma, allo stesso modo, no, sì, Salvatore? Assolutamente, un Brescia che ha lì davanti dei riferimenti. Poi, diciamo che nel
Duello a distanza Lasic-Pinzi, abbiamo parlato di questi due calciatori per alcune settimane per erano portarli stati un po' ad Avellino. Esatto. Remo, io ho visto un Pinzi che era, insomma, aveva molto carico addosso, era veramente pesantuccio. No, il piede è quello di un calciatore di Serie A, però. No, i piedi sono buoni, lui ha un ottimo senso della posizione, è un gran bel giocatore. Però secondo me, ripeto, ci sono momenti nella carriera calcistica dove tu puoi prendere delle responsabilità, ce la fai a prendere, e momenti in cui non ce la fai, specialmente poi quando ti trovi con... Lui ha detto una frase giusta, Cristoforo, ha detto: fanno un giro palla lenta. Quindi in un giro palla lento un giocatore di classe come Pinzi ha delle difficoltà tranquillamente a puntare, a proporre, a fare l'assist e via discorrendo. Invece volevo chiedere, Remo, a Cristoforo anche una battuta sul manto erboso, perché c'è stato un attimo in cui abbiamo detto ma forse non è ancora pronto, in realtà abbiamo visto, a proposito di giro palla... Ne parlavo proprio prima nel fuori onda con Remo, a me non piace molto la superficie sintetica perché è una superficie che tendenzialmente rallenta il gioco, invece stasera mi è sembrato un campo molto veloce. Probabilmente anche l'umidità serale avrà favorito questa cosa, però il manto erboso secondo me è di alto livello, ha favorito comunque un gioco gradevole perché la palla rimbalza sempre in maniera uniforme, ovviamente non ci sono zolle, per cui lo scorrimento della palla è veloce nel momento in cui si effettua uno scorrimento veloce. Riguardo a Pinzi volevo aggiungere una cosa: è un giocatore che oggi ha giocato fuori dalla posizione sua canonica, però con la sua esperienza e con la sua grande sagacia tattica è riuscito comunque a reggere la posizione, nonostante una condizione fisica nettamente deficitaria. Perciò sarà è mancata la velocità anche 5-6 kg sovrappeso. Allora, chi è stato protagonista di questa giornata e chi si è fatto trovare pronto al solito appuntamento con il gol? È certamente Gigi Castaldo. Gigi Castaldo ha segnato, ha siglato la rete dell'1-1 che ha salvato un po' la partita dei Lupi. È stato proprio lui a parlare in conferenza stampa post partita. Gigi Castaldo. Sicuramente voglio fare complimenti alla squadra perché, come detto, tutta la squadra ha messo il cuore in campo. Oggi veramente abbiamo fatto una partita di grande sacrificio e non era facile, perché quando campi tanti interpreti poi può andare a grande difficoltà. Invece oggi abbiamo fatto una buona partita, anche se si è andati in svantaggio nel nostro momento migliore, però siamo rimasti squadra e ci abbiamo creduto. Poi peccato perché potevamo fare qualcosina in più nel finale, però credo che sia stato un buon punto e grande prestazione sicuramente. Io credo che non è facile, c'era tanto scetticismo e non per noi anziani, tra virgolette, però questa squadra ha tanti giovani, poteva essere deleterio per loro. Invece oggi hanno dimostrato tanta tranquillità, tanta professionalità, in questi giorni si sono allenati bene e alla fine quando lavori bene il lavoro paga. Oggi abbiamo fatto veramente una grande partita, anche con tanti giovani, con tanti giocatori nuovi, però la strada è questa qua sicuramente. Con Benjamin c'è grande intesa, è un giocatore che dà tanta profondità e fa tanto spazio, però abbiamo anche altre scelte da poter fare, quindi il campionato poi sappiamo, ci sono ancora 41 partite, è lunghissimo, è anche molto stressante, quindi ognuno di noi potrà dire la sua. No, nel senso che noi vecchi, tra virgolette, abbiamo esperienza anche in queste cose, sappiamo assorbire queste critiche, tra virgolette, però il giovane magari può andare in difficoltà, però l'hanno dimostrato anche oggi di esserci e di dare il loro contributo, solo quello. Ma togliermi ancora la soddisfazione, ma insieme alla squadra, io non ho mai guardato agli obiettivi personali. Io credo che questa squadra può e deve ancora migliorare perché ha margini di miglioramento importanti, ma quello è solo con il lavoro. Io se faccio bene il merito va alla squadra perché supporta noi lì davanti e anche oggi. Il centrocampo ha dato una grande mano sia a noi davanti che ai difensori, quindi se io faccio bene il merito va alla squadra.
Ed eccolo qui Gigi Castaldo, parla di noi vecchi, no? Noi vecchi, dice Gigi Castaldo, riferendosi naturalmente, immagino, a lui, classe ad Angelo 1982, D'Angelo. Sì, che hanno anche oggi, insomma, hanno fatto vedere delle belle cose. Cristoforo, bel rapporto con Mokulu, diceva, insomma, sì, mi sono, anche se, guarda, ti confesso che ogni tanto lo osservo in campo e mi sembra a volte un po' insofferente, perché forse vorrebbe... Qualche, un po' di più, qualche pallone in più. Era abituato bene qualche tempo fa. Penso che si stia costruendo un bel gruppo, perché i vecchi fanno comunque da traino, voleva intendere questo probabilmente Castaldo, e cercano comunque di aiutare i giovani, anche quest'anno poi sono tanti alla prima esperienza. Però non sono d'accordo con lui sul fatto dell'intesa, chiaramente lui è un giocatore, è un compagno di squadra, Mokulu, ma non si vede questa grande intesa tra i due, soprattutto nei movimenti che fanno, perché... Come dicevo prima, Mokulu è un pochino anarchico e non si muove molto bene rispetto a quelli che sono i movimenti di Castaldo. Castaldo è un giocatore che tende a svariare un pochino di più, pur essendo, a mio modo di vedere, una prima punta di movimento, ma è una prima punta. Mokulu è una prima punta più di posizione, però ecco, in rapporto all'altro attaccante si dovrebbe muovere un pochino più in sincronia. E magari questi sono movimenti che poi Toscano prima diceva dobbiamo migliorare in attacco, probabilmente si riferiva proprio a questo. Proprio perché giocano un pochino ognuno per i fatti suoi. Tra l'altro Castaldo lo confessava, dice, ci sono anche altre scelte in campo. Non abbiamo citato Bidawi, che è uno degli acquisti assente di questo Avellino, assente anche lui, potrebbe dare un contributo a questa squadra, Remo? È naturale che qualche cosa bisogna emendare, perché poi, ripeto, noi diciamo la partita la vediamo. Se due attaccanti non riescono a fare una triangolazione, non fanno un 1-2, nessuno si muove senza palla per favorire l'inserimento dell'altro, è naturale, come diceva Cristoforo, che non c'è quell'intesa giusta che può dare la possibilità di avere sempre una superiorità numerica oppure un giocatore pronto a battere in rete e fare gol. Tutto quello che succede, succede che o la spizza uno o la spizza l'altro. A secondo, queste sono le due cose che fanno. Questa, se questa è un'intesa, sinceramente, allora probabilmente cioè, deve cambiare qualche cosa in attacco. Comunque abbiamo analizzato l'attacco approfonditamente, abbiamo parlato anche della difesa, insomma, commentando il possibile addio che dovrebbe realizzarsi, chissà, la prossima settimana di Davide Bilaschi. Non abbiamo commentato il centrocampo, abbiamo citato alcuni elementi. Un centrocampo che l'anno scorso insomma, non faceva molto filtro, bisogna dirlo. Quest'anno qualcosa è migliorato, Cristoforo, secondo il tuo punto di vista? Ma stasera sì, però ripeto, è il tutto molto agevolato dal modo di giocare del Brescia. Perché non ha mai messo in difficoltà veramente l'Avellino scavalcando le linee di gioco col possesso palla che faceva, perché raramente proprio ha cercato il possesso palla per poi trovare l'imbucata per la verticalizzazione. È stato un possesso palla quasi sempre sterile. Le occasioni, i tiri del Brescia da 35 metri sono arrivati su uno su una respinta, un altro su una palla ciccata praticamente da Bisoli che è diventato un assist per Bonazzoli. L'unica bella azione degna di nota che ha fatto il Brescia, e questo il riferimento proprio al movimento delle punte, è stata nel secondo tempo su quel tiro di Caracciolo, dove Bonazzoli è andato a fare la punta, Caracciolo ha fatto la sottopunta, hanno fatto un 1-2 e si è liberato al tiro. E in quel caso la difesa dell'Avellino non si è comportata benissimo, perché lì un difensore deve uscire e deve andare in chiusura, perché Caracciolo ha sbagliato il tiro, però aveva tutto lo spazio per prendere lo specchio della porta. E quello è un movimento che le due punte devono fare sempre. Contro l'Avellino è un po' più difficile, che l'Avellino aveva la difesa a 3. Nel caso dell'Avellino sarebbe stato più facile muoversi in quel modo, perché avrebbero giocato il 2 contro 2 e li avrebbe agevolati tantissimo, avrebbero messo molto in difficoltà i due centrali del Brescia. C'è da lavorare lì davanti, e questo insomma l'abbiamo capito bene. C'erano diversi osservatori, ospiti e non solo, sulle gradinate del Partenio Lombardi. Tra poco ascolteremo Bisoli. Dobbiamo però presentare ai nostri telespettatori anche un'altra grafica, che è quella della classifica, certo, che è la prima giornata poco conta, indicativa, però ci conta davvero un po' poco di però quel che in questo caso tra le 5 a 3 punti troviamo praticamente quelle squadre che all'inizio dell'anno avevamo indicato come formazioni capaci di fare un po' la differenza. L'Hellas Verona a 3 punti. Nel precampionato, il Benevento. Il Frosinone, il Cittadella. Cittadella e Benevento che si candidano a questo punto a diventare sorprese, neopromosse. Cittadella
che ha fatto il cosiddetto ascensore, Benevento invece che ha battuto la SPAL. Remo, commento secco, Verona, Carpi, Frosinone, chi vedi messa meglio? Carpi. Carpi, Cristoforo. Il Carpi mi piace molto di io più. Io sinceramente il Verona. Il Verona perché ha un organico più completo ed è una squadra che ha più qualità, forse meno intensità del Carpi, però più qualità. Novara, Trapani, Cesena, Perugia, Ternana e Pisa non hanno ancora giocato, le vedete a quota zero. Vi chiedo però, insieme a Provercelli, Ascoli, Avellino, Brescia, Spezia e Salernitana, che sono a un punto, chi può essere inserito nella griglia playoff secondo voi per l'organico che è stato allestito? Cristoforo, guardiamo un po' a quelle che sono in questo momento a quota 1, diciamo così, divertiamoci un po' così stasera. Ma lo Spezia è una squadra che ieri non ha fatto una grande partita contro la Salernitana, anche se, come dicevo all'inizio della trasmissione, negli ultimi 10 minuti addirittura poteva vincere. Però tutto sommato il pareggio va stretto alla Salernitana, che per un'ora di gioco ha tenuto meglio il campo. Però come organico lo Spezia è sicuramente una squadra costruita per fare i playoff. L'Ascoli potrebbe essere una delle sorprese, perché comunque ha preso dei giovani interessanti. Uno, Cassata, ha fatto gol oggi della Juventus. E il Bari mi aspetto che con l'allenatore che ha e con l'organico che ha possa lottare per le posizioni di vertice. Il Novara, c'è Boscaglia che è un mio amico, abbiamo fatto il corso insieme, che è un allenatore di categoria, una squadra comunque buona. E poi c'è un'altra squadra che a mio modo di vedere è molto forte, che è il Cesena. Cesena è una squadra che secondo me, dopo Verona, Carpi e Frosinone, è quella che è più forte come organico. Premo, questo Bari ogni anno è indicato come una delle squadre che sono candidate a vincere il campionato, poi però puntualmente flop davanti a oltre 20.000 spettatori. Diciamo, facciamo un discorso sugli organici, effettivamente, come diceva Cristoforo, Bari e Spezia sono candidate probabilmente a risalire la classifica anche in maniera prestigiosa. Io però devo dire di aver visto una bella Salernitana, specialmente nel primo tempo. Pure, diciamo, pure i Granata hanno un allenatore che sa dare sa dare un volto preciso alla squadra. Io penso che più la Salernitana sia sorpresa del campionato che non Benevento e Cittadella, come hai detto prima. Allora, Salvatore, dicevamo, prima lo anticipavi, oggi c'erano degli osservatori particolari, a proposito di allenatori, un po' a riposo, insomma, non nelle vesti di allenatore, ma in ben altre vesti. E nelle vesti di papà. Entusiasmato dal fatto che c'era il figlio che debuttava in Serie B, e non è una cosa da poco. Bisoli, l'abbiamo intervistato. Sì, ma io non sono più in veste di allenatore, sono in veste di genitore. Noi la intervistiamo invece in veste di uomo di calcio. Chiediamo soprattutto un giudizio su questa Serie B che ha preso il via ieri sera. Serie B molto difficile, quest'anno ci sono 8-9 squadre candidate a lottare per le prime posizioni, una staccata che è il Verona, poi le altre 8-9 ho detto che si contenderanno i playoff, e poi entra questo campionato per cercare di agganciarsi nei playoff oppure stare fuori dalla lotta play-out, che poi è sempre difficile. Dati i numeri della sua squadra nella passata stagione, noi l'avevamo indicata come il medico adatto per curare la retroguardia dell'Avellino, tant'è che nei primi giorni di mercato hanno pensato ad un avvicinamento con i biancoverdi. C'è mai stato in contatto? Non c'è mai stato in contatto, perché l'avrei preso qui in grande considerazione. Adesso poi c'è un grande allenatore come Toscano che lo conosco anche bene, gli faccio in bocca a lui per il campionato, quindi è una piazza che come me è molto calorosa e molto appassionata, quindi non c'è stato, evidentemente hanno fatto altre scelte, quindi hanno fatto un buon allenatore. Ci diceva all'inizio dell'intervista, per ragioni legate alla famiglia, e allora sì, le chiedo, c'è anche un piccolo interesse rispetto a chi gioca in quest'11 del Brescia, un giudizio su Brescia. Sì, io sono venuto perché ho visto tutti gli esordi di tutte le categorie, dai pulcini fino alla Serie B di questo mio figlio e di tutti e due i miei figli, quindi anche oggi, nonostante che sia lontano, ho approfittato per venire 3 giorni qua in una costa amalfitana che è spettacolare, e poi per vedere questo esordio che penso che sia il coronamento di una passione di un ragazzo. Brescia è una squadra molto giovane, adesso ha fatto 4 acquisti importanti nelle ultime ore di mercato, però stasera questi giovani dovranno mettere grande entusiasmo di fronte, secondo me, a una squadra attrezzata, perché già l'anno scorso secondo me era un'ottima squadra, l'Avellino, e ha fatto delle innesti importanti. Cristoforo, dicevo a Bisoli, nei primissimi giorni di precampionato, di mercato, quando girano un po' i nomi rispetto agli allenatori, avevamo indicato Bisoli ad Avellino, anche perché all'Avellino serviva a prendere pochi gol.
o meglio voleva cancellare il titolo di maglia nera dello scorso anno. Questo allenatore è rimasto senza squadra, e questo è un altro dato che fa riflettere. Sì, ce ne sono tanti in verità senza squadra in Italia, ormai ci sono più allenatori che squadre, che giocatori, scusami. Però anche di valore, voglio dire. Ma anche in Serie A ci sono tanti allenatori fermi al palo e la scuola italiana sicuramente è la migliore al mondo, basta vedere quello che fanno gli allenatori italiani all'estero, quindi è chiaro che è diventato difficile in Italia perché comunque il calcio attraverso un momento di crisi, le squadre si sono ridotte tanto negli ultimi anni, basta vedere quello che succede in Lega Pro. E a tale proposito mi volevo agganciare per un discorso, ritengo vergognoso quello che sta succedendo a Pisa ed è vergognoso che venga rinviata la partita con la Ternana, perché il Pisa non era in condizione di scendere in campo, per cui meritava lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione, perché così si falsano i campionati, perché onestamente se una squadra non è in grado di poter affrontare un campionato o non viene iscritta proprio al campionato oppure deve subire le conseguenze di quello che sarebbe stata la sconfitta a tavolino. Anche perché sarebbe bene, Remo, ricostruirla un attimo questa vicenda. È un Pisa che ha affrontato innanzitutto difficoltà di carattere societario, perché doveva inquadrare, diciamo, la proprietà. La stessa proprietà ha avuto problemi giudiziari, che è stato chiarito più volte, lo chiariamo anche in questa sede, non c'entravano assolutamente nulla con la gestione del calcio. Poi i problemi societari si sono abbinati quelli tecnici, perché Rino Gattuso probabilmente avrà capito che non c'era un grande equilibrio, e a questo pasticcio si va ad aggiungere la Lega che 24 ore prima comunica alla Ternana che probabilmente la prima gara si fa a settembre. Ma da quello che ho saputo io è che hanno chiesto alla Ternana se voleva dare una mano al Pisa, evitando, perché giustamente come diceva Cristoforo è un atteggiamento che se non c'è l'accordo, se una società ti fa ricorso... Remo, mi consentirai, però mi fai venire in mente quando nell'organizzare i tornei delle giovanili, degli esordienti o degli altri, si chiede ai dirigenti, ovviamente con tutto l'attenzione che ci vuole per i giovanissimi, ma parliamo ovviamente di Serie B, cioè di un... Stiamo parlando di Serie B, e proprio perché giustamente la Serie B vuole salvare una piazza come Pisa, ha operato in questi modi. La settimana scorsa che sono stato a Roma, io ho seguito la vicenda, anzi dirò di più, che probabilmente se si salva il Pisa sarà grazie a un noto commercialista di Avellino. Svelaci il nome, però, no. Perché noi svolgiamo sempre quello mestieraccio, no, che significa dire le cose. No, non lo possiamo fare il nome perché praticamente è uscito da una banca e rischieremo, però... Ed è riuscito a... Sembra che sia riuscito praticamente a recuperare dei crediti, a trovare dei crediti necessari, ha trovato anche un altro personaggio che probabilmente entra nel Pisa e dà una mano, e quindi probabilmente riusciranno a salvare il campionato. Bisogna vedere in che ragione si fa. Continuo ad immaginare però i tifosi del Foggia che sono costretti ovviamente sul campo, quelli che sono stati risultati sul campo, a seguire la Lega Pro, che magari potevano essere un po' più pronti in termini di piazza, in termini di squadra, a giocare la Serie B. Tanti auguri ovviamente al Pisa, che tra l'altro aveva scelto la Verde Erpinia per fare un po' di precampionato, poi non c'è stata la possibilità di fare neanche questo. Però insomma, ha scelto la Verde Erpinia perché il buon Lucchesi era riuscito a ottenere ospitalità da un centro vicino a casa. Allora, non ha svelato il nome del commercialista, però la Remo fonte, conosce insomma, tutte c'è. Tutte le cose che sono un po' sotto al calcio. Allora, questa puntata di Extra Time, la prima per questa nuova stagione, sta per concludersi. Mi consentirai per cui... dopo soltanto un piccolo siparietto in chiusura? Va perché... bene, grazie. Credo di potertelo consentire. In ogni caso si sta consolidando questa nuova coppia televisiva che siamo noi, Salvatore. Ci auguriamo, come tutte anche le coppie, di resistere ai tanti ostacoli, alle mamma tante difficoltà. Anche se sappiamo bene, un mamma mia di Remo è arrivato dall'altra parte dello studio, anche se noi sappiamo bene che la coppia consolidata di Sport Channel è un'altra, e state tranquilli perché ritornerà lunedì 5 settembre, torna l'appuntamento con LVS. Quella che nessuno scalza da quella scrivania. Assolutamente no, torna l'appuntamento con LVS, torneranno Marco Ingini e Titti Festa, quindi state tranquilli, vi tranquillizziamo anche noi perché sono in tanti ovviamente a chiedere quando tornerà LVS, tornerà lunedì 5 settembre. Ovviamente vi chiedo di seguirci anche sui social network, perché anche nelle strisce quotidiane ovviamente dei telegiornali, perché vi terremo informati di volta in volta, insomma, anche degli orari di Extra Time, perché diciamo che noi ci adattiamo di volta in volta
anche agli orari delle partite dell'Avellino. Ecco, e questo mi aiuta ad introdurre quel che succederà la prossima settimana, domenica. Domenica, perché domenica gara alle 17.30 a Chiavari, sarò a Chiavari in compagnia di quindi Alfonso, la coppia già di, come vediremo, la coppia già di, si disgrega domenica. Già è scoppiata la coppia. È già scoppiata. Di risultati a casa, ci auguriamo ovviamente positivi, sia quelli sportivi che quelli televisivi, e quindi trasmissione che prenderà il via alle 20.15. Sì, esatto. Giù di lì, un minuto prima o un minuto un dopo. Un minuto dopo, insomma, siamo lì alle 20, dire in questi casi. Poi c'è lunedì. Sì, ovviamente l'appuntamento con Linea Verde Sport, l'abbiamo detto, ci siamo ricordati tutto, Salvatore. No, io volevo anche ricordare un po' ai telespettatori ed anche ai colleghi, è stato un... difficilmente sui social mi appassionano i dibattiti, ma mi ha appassionato uno relativo alla promozione delle iniziative di comunicazione anche in provincia di Avellino, ed è per me simpatico. Innanzitutto volevo sottolineare che il bello di lavorare in una redazione come quella di Sport Channel è che ci sono colleghe come Maria Stanco, come Titti Festa, capaci di recuperare la notizia molto prima di noi maschietti, anche perché nell'arco della giornata ci lasciamo prendere da mille e mille cose. Poi l'avrete capito, la differenza cromatica che c'è in questa inquadratura tra me e Maria Stanco, una certa differenza d'immagine c'è tutta. Ovviamente però invito anche i tanti sportivi a non far confusione tra le giornaliste, i giornalisti, chi ha il ruolo semplicemente di condurre e chi ha semplicemente il ruolo di mostrare la propria immagine. Quella è ovviamente un'altra cosa. Qui a Sport Channel cerchiamo di evitare ogni tipo di differenziazione tra maschietti e femminucce, anche perché siamo in netta minoranza, non nel numero, ma rispetto alla qualità dell'informazione che riusciamo a proporvi, perché le donne, non so se gli ospiti sono d'accordo, ma sono tendenzialmente più precise, più puntuali. Sto cercando solamente di ringraziarsi la conduttrice. No, nella coppia bisogna valutare. Per me è sfondata una porta aperta, perché a me piacciono più le donne che gli uomini. Ok, perfetto, perfetto. Sono d'accordo con Rio, mai come questa volta. Siamo perfettamente d'accordo, quindi mi hanno appassionato, insomma, questi dibattiti. Perfetto, perfetto, Salvatore. Allora, non posso che essere d'accordo con te e con il resto dei miei ospiti. D'accordo che domenica mi spedisce a Chiavari. Che domenica va a Chiavari a seguire il nostro Avellino che sfiderà la Virtus Entella. Questo, insomma, per fare un po' il quadro di quel che sarà Extra Time. Salvatore, io ti ringrazio. Ringrazio te per primo per essere stato qui con noi questa sera. Ringrazio soprattutto Remo Dacerno. Grazie, Remo. Grazie a voi, è stato un piacere. Piacere anche ritrovare, nostro. Me lo dovete dire, perché non vedevo Cristoforo Barbata, che saranno un 3 anni e mezzo, 4 sì. anni circa. Quindi Extra Time fa anche questo. Mi ha fatto piacere. Perché... Caramba. No, ma anche perché è un tattico, è uno che in un momento particolare anche della mia professione mi ha spiegato alcune cose quando non le capivo, tante cose quando non le capivo. Quindi, diciamo, mi ha fatto veramente piacere ritrovarlo qui con voi. E infatti la scelta di Cristoforo per la prima puntata non è stata casuale. Grazie Cristoforo per essere stato qui. Grazie a voi. Perché è la prima puntata di una lunga serie. Grazie a Remo per le parole che ha speso. Dobbiamo chiudere perché c'è un rapporto di amicizia. A proposito di precisione e di puntualità, c'è un'altra persona dall'altra parte che è Titti Festa che ci sta facendo cenno che dobbiamo chiudere. Che va bene così. Allora noi ovviamente ringraziamo Michele Imperiale in regia, ringraziamo i telespettatori per averci seguito. Noi ci rivediamo domenica alle 20.15. Buonasera a tutti.